Tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Dusan Vlahovic, tripletta dell'attaccante serbo questo pomeriggio al Ciro Vigorito nel secondo anticipo dedicato all'ottava giornata del girone di ritorno. È una super viola, poker viola al Ciro Vigorito nello spareggio salvezza, nel match salvezza tra Benevento e Fiorentina. Tripletta in 35 minuti per Dusan Vlahovic, che mette a tappeto la difesa campana, la squadra di Pippo Inzaghi. È una sconfitta che fa malissimo, è una sconfitta che fa malissimo in questo scontro diretto. Entrambe appaiate a quota 26 punti, la Fiorentina che vola 29 ritrova una vittoria, la seconda vittoria in trasferta in questo campionato dopo il successo 3-0 clamoroso in quella dell'Allianz Stadium contro la Juventus di Andrea Pirlo. Invece il bottino del Benevento in questo 2021 nelle ultime 11 partite è davvero preoccupante. 5 pareggi e anche 6 sconfitte fanno davvero male. Fanno davvero male ad un ambiente che dopo la vittoria 2-1 alla Sardegna Arena lo scorso 6 gennaio aveva già prenotato un posto per la prossima stagione nella massima serie. Invece adesso il Benevento sta rischiando di essere risucchiato nella zona rossa, nella zona retrocessione. Una tripletta da sogno per Dusan Vlahovic, che sarà l'elemento di massimo splendore di questo video. Dusan Vlahovic che raggiunge quota 12 reti in questa stagione e quindi riesce ad andare in doppia cifra l'attaccante classe 2000. Il primo gol nasce da una ripartenza di Frank Ribéry, che darà anche l'assist a Essien per il 4-1 definitivo. Non serve a nulla il gol di Ionita, che ha riaperto il match ad inizio ripresa. Una piccola speranza per il Benevento ad inizio ripresa con il gol di Ionita, che aveva riaperto il match. Ma ragazzi, il primo tempo di Dusan Vlahovic ha del clamoroso, perché il primo gol, dicevamo, nasce da una ripartenza di Frank Ribéry, che mette il pallone nella fascia sinistra per Essien, cross in mezzo per Vlahovic, una piccola deviazione che però non cambia il resoconto. Vlahovic controlla e batte Montipò per il gol dell'1-0, il gol che sblocca il match al 9 minuto. Il raddoppio nasce invece da corner, uno schema tra Pulga e Ribéry, colpo di testa a botta sicura, zuccata di Cáceres, grande risposta di Montipò, ma lì c'è sempre lui, c'è Dusan Vlahovic che mette a segno il gol del raddoppio, il gol del 2-0 al 26esimo. Ecco, mi vorrei soffermare sul terzo gol. Il terzo gol è di un attaccante clamoroso, perché sul rinvio di Drongoski controllo, fa un'azione clamorosa da sola e poi fa partire quel sinistro al bacio, un sinistro magico, un sinistro che va ad infilarsi sul 7. Montipò può solo guardare dove va il pallone. È un gol straordinario, è un gol di un grandissimo attaccante. Ecco, 3-0 a fine primo tempo, poi c'è la reazione del Benevento, perché a fine primo tempo Inzaghi deve sicuramente aver svegliato i propri giocatori, i propri Beniamini. Ecco, Ionita riapre il match, poi una tripla occasione in 3 minuti per la formazione campana, prima con Etemai, poi con Gajic, poi con Caprari, dove Drongoski si supera in contropiede a circa 20 minuti dalla conclusione. Ribéry apparecchia per Essien, che di tocco sotto con il pallonetto supera Montipò per il 4-1 definitivo. È una grandissima Fiorentina, è un successo importantissimo che sottoscrive la salvezza viola. Grazie per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.